Una tragedia ha colpito Sant'Antioco, sud Sardegna, quando una donna di circa 60 anni è stata uccisa da un violento incidente giovedì 11 aprile, coinvolti in una collisione con la camionetta dei vigili del fuoco. Entrambi i veicoli sono usciti fuori strada con la camionetta che si è rovesciata sull'auto, riducendola a un ammasso di lamiere. Incredibilmente la figlia della vittima è sopravvissuta al disastro. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per comprendere appieno la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime indagini, un sorpasso rischioso potrebbe essere alla base dell'incidente con un veicolo che avrebbe tentato di superare una fila di automobili. Lo scontro è avvenuto sulla statale 126 vicino alla laguna con conseguenze fatali per la donna coinvolta. Tre veicoli e cinque persone sono stati coinvolti, tra cui la figlia della vittima e quattro vigili del fuoco a bordo della camionetta. Fortunatamente le condizioni dei feriti non sono gravi.